bisogna vergognarsi e soprattutto bisogna, come avete detto voi prima, con calma ma intervenire immediatamente. Grazie Roberto Bruni. Grazie professor Roberto Bruni. Allora, questa è proprio uscita adesso. Ogni persona in Italia ha buttato nel bidone della spazzatura ben 76 kg di prodotti alimentari durante l'anno. Cioè, è impressionante, un momento di crisi come questo, ciò non deve accadere più. Ne parliamo oggi con il nostro Antonello Paparella, microbiologo alimentare dell'Università di Teramo. Come vedete qui ci sono tantissimi prodotti, prodotti quotidiani, che andremo a mettere all'interno del frigorifero. Sembra banale la situazione, ma in realtà è alquanto complicata e tra poco vi dimostreremo il perché. Innanzitutto però, Paparella, perché un prodotto si deteriora più velocemente rispetto ad un altro? Beh, e quale si deteriora maggiormente? Gli alimenti deperibili sono quelli che hanno bisogno di refrigerazione, per definizione, perché sono alimenti che presentano delle condizioni più favorevoli per lo sviluppo microbico. Pensa ad esempio agli alimenti ricchi di nutrienti come la carne o il pesce, alimenti a pH neutro, ancora come la carne, il pesce o il latte, sono alimenti nei quali microrganismi degradativi possono moltiplicare, modificare l'alimento e quindi diminuirne l'accettabilità. Pensa che negli alimenti come questo, la verdura, per esempio, quindi, la verdura fresca o la carne fresca o il pesce fresco, questi microrganismi arrivano normalmente a cariche superiori ai 100.000 microrganismi per grammo. Ed è tanto? È tanto e quindi c'è bisogno di controllare lo sviluppo mettendolo in frigorifero. Perché si rischia poi, si rischia però. Nel posto giusto. Allora, perché? Guardate, questo è il frigorifero di casa. Allora, come vedete, abbiamo messo anche vari gradi centigradi. Allora, il frigorifero ovviamente sotto è più freddo e sopra è più caldo. Perché? Perché l'aria calda va verso l'alto. Allora, iniziamo a mettere quindi 0 più 2 gradi centigradi. No. Più all'interno, no, là. Qui, ah, ecco, avevo già sbagliato. Poi 3-4 gradi lo andiamo a mettere. Benissimo. Qui. No, 3-4 gradi, sì, subito poi lì. Poi mettiamo 4-6 gradi qui sopra. Giusto. E alla fine 6-8 gradi in questa situazione. Sì. E 2-3 più o meno in quest'altra. No, assolutamente no. No, no, il 2-3 dove va? Il 2-3 sono sempre... È più o meno in base, intermedi, quindi, però diciamo che questo no, è in base alla temperatura. Ovviamente al frigorifero più l'aprite, più lo chiudete, sì, si può ovviamente ci sono gli spazi di temperatura. Sì, sì. Adesso però Donatella, puoi venire un attimo qui con noi? Vieni Donatella, facciamo un applauso perché la prendiamo come cavia, ma in realtà mi ci metto dentro pure io. Donatella, queste sono le uova. Prendiamo le uova e prendiamo le mele. Valle a mettere nel frigorifero, vai. Qual è, dove le vai a posizionare? Ecco, le metterle, no, all'interno. No. E no, già sbagliato, perché? No, perché le uova le dovresti in teoria le apri e le vai a mettere così. Ecco. Zero spaccato, no, è vero. No. Sappiamo tutti da dove proviene l'uovo, quindi possiamo immaginare quale può essere la carica microbica sulla superficie dell'uovo. E tra l'altro l'uovo, proprio perché ha questo guscio, è esposto al rischio della condensa. Quindi se noi lo portiamo dentro e fuori dal frigorifero, sì, o se lo mettiamo nello sportello, che è quello che subisce maggiori sbalzi di temperatura, si può formare della condensa. Quindi è sbagliato, i microrganismi possono moltiplicare in questo e penetrare. Caso, in questo caso dobbiamo fare così. Dobbiamo riprendere le uova. In realtà non le dobbiamo togliere dalla confezione. Le lasciamo nella loro confezione. Le lasciamo qui all'interno. Non vanno quindi nello sportello, no, nella le andiamo a sistemare dove? Le mettiamo nella parte anche centro del secondo, ecco, quello lì. Le mettiamo qui, secondo, quindi tre. Così teniamo anche sott'occhio la scadenza. Io le metto qui perché c'ho uno scompartimento. Allora perché le messe qua? Perché qui mettono sempre quando compri i frigoriferi. Quando compri il frigorifero c'è lì. E lo fanno a po', sbagliano però, vedi? Infatti. Le mele, tu hai acquistato le mele, 1 chilo di mele. Le prendi, le metti qui, sì, però in realtà anche qui c'è un errore. Togliamole subito dalla busta di plastica perché le mele hanno bisogno di aria. Ecco, ma possiamo aprire e metterle all'interno così direttamente? Sarebbe meglio prendere quel sacchetto di carta. C'è un sacchetto di carta là dietro. Allora, Donatella, ti chiedo di metterlo all'interno del sacchetto di carta, grazie. E anche, magari, ricordiamoci, in quei cassetti delle verdure, dove sì, tende a formarsi anche del liquido che deriva dalle verdure, mettiamo sotto della carta di cucina da cambiare ogni settimana in modo che possa assorbire il liquido. Ecco. Abbiamo la carne, questa è la confezione di carne, vedete, bella, chiusa e sigillata, come la troviamo sul banco ovviamente anche del supermercato. Una volta acquistata la possiamo andare a mettere all'interno del frigorifero? Certo, okay, ma dobbiamo mettere. Dobbiamo mettere all'interno del frigorifero. E allora, mentre... Nel ripiano a 2-3 gradi. E mettiamo? 2-3 gradi. 2-3 gradi. Come tutti gli alimenti molto deperibili. Quindi in realtà sopra non va messo qui... Ma lo dobbiamo andare, no, a mettere invece sotto. Subito sopra il cassetto delle verdure. Ah, quindi ancora più sotto, qui? Sì, subito qui sopra il cassetto delle verdure. E senza microfono però, Donatella, non ti sentiamo. Infatti la carne io la metto sopra la verdura. Sopra la verdura. Brava, la bravissima. Carne invece all'interno
Ecco, quando scegliamo magari un filetto, un taglio che prendiamo dal macellaio, lo possiamo mettere all'interno del frigorifero? È meglio toglierla da questo imballaggio e, quindi, e metterla su un piatto. Quindi andiamo a prendere questo. Mettere della plastica trasparente. Ok, allora Donatella, fammi anche questo gentilmente. Anzi, facciamo così. La mettiamo sul piatto. Plastica sul piatto trasparente. Poi ci mettiamo che cosa? Politene, la plastica, il rotolo di plastica. Donatella, però mi devi fare un lavoro di perfezione, altrimenti poi se entra l'aria mi si rovina il tutto. E lo andiamo a mettere poi ovviamente dove? Esattamente dove abbiamo messo la carne, nel ripiano sopra i cassetti delle verdure. Ok, diciamo che la carne e pesce. Il pesce, no, no, sbagliamo poco, sono perché sono quelli che teniamo lì. Perché sono i più deperibili. Adesso però il latte dove lo mettete voi? Cioè io il latte dove lo metto? Lo metto... La maggior parte lo mette dove si mettono le bibite. Adesso chiedo, Elisa, vieni qui da me. Il latte, ad esempio, tu dove lo vai a mettere? Davanti al frigo. Vieni, dove lo vai a mettere il latte? Ma l'abbiamo visto solo di spalle, la signora. Dove lo metti il latte? Qua. Brava, avete sbagliato tutte e due. No. È vero, Antonello? Conviene male. Metterlo dentro. È un alimento molto deperibile dal punto di vista biologico. Ma non ci sta, dobbiamo togliere un piano del frigo. No, lo mettiamo... Ma lo rigettare. Sì, così. Lo mettiamo rovesciato. Acqua, vino. Però ricordiamo che se è aperto e non ha il tappo, infatti, dobbiamo chiuderlo con della plastica. Ah, dobbiamo chiuderlo pure con della plastica. E tende a assorbire odori. Alla fine invece i formaggi, formaggio fresco, eccolo qui, o formaggio magari più stagionato, li possiamo mettere insieme vicini oppure no? Allora, i formaggi come questo che tendono a cedere odori e anche a assorbire odori, come d'altra parte anche questo, che ha invece muffe che tendono poi a disseminarsi nell'ambiente, vanno chiusi dentro contenitori di vetro. Va bene, quindi questi dentro contenitori di vetro, lo metti. Beh, Donatella, quindi un applauso a Donatella, Donatella è stata promossa, brava Donatella! Quindi questo lo mettiamo all'interno del contenitore di vetro e lo andiamo a posizionare al centro del frigorifero. Diciamo che io ho rimandato alla prossima puntata per il frigorifero perché avrei sbagliato. Ringraziamo il nostro Antonello Paparella, grazie per essere stato con noi. Tra poco parleremo di peperoni, sono gli ultimi. Sì, peperoni. Quindi cercheremo anche di capire come digerirli. Ma quale peperone bisogna mangiare? Quale? Me lo dice dopo, ti giuro.